Oggi per Global Web TV siamo insieme a Dario Segato, amministratore unico di Ambrosiano Group, per parlare di una delle aziende leader dal punto di vista di logistica a livello nazionale. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, grazie a voi. E allora, di cosa si occupa l'azienda? Spieghiamo la mission aziendale. La mission aziendale è quella della gestione di magazzini per conto terzi. Noi abbiamo la possibilità e la capacità, ormai siamo in piedi da oltre 20 anni, e abbiamo appunto la capacità di gestire magazzini per conto terzi, prevalentemente sia per la grande distribuzione che anche per il fashion, dove abbiamo un magazzino nostro su a Milano e dove gestiamo appunto tutta la parte logistica per il fashion e anche per altre cose. A Genova abbiamo prevalentemente il nostro core business, dove gestiamo 3 società per quanto riguarda la logistica. Una è l'ortomercato di Bolzaneto, dove provvediamo a tutti gli scarichi, e l'altra è Carrefour di Casella, il magazzino dove gestiamo tutta la logistica, e anche Sogegros, che è una delle aziende leader del contesto genovese, ma anche sul territorio nazionale. Avete avviato anche come Ambrosiano Group un importante progetto innovativo del vostro settore. Di cosa si tratta? Per quanto riguarda l'innovazione, noi abbiamo provveduto con l'Industria 4.0 ad accedere a comprare un armadio verticale per il gruppo Carrefour nello stabilimento di Casella, e questo armadio ci permette di ottimizzare i tempi di lavoro e di aumentare tutto quello che possono essere lo scarico delle merci e il carico delle merci in maniera sempre più innovativa, sempre più tecnologica e sempre più ecologica, tra virgolette. A proposito di ecologia e sostenibilità, un altro progetto si inserisce proprio in questo contesto. Sì, Ambrosiano ha aderito al progetto Semia, che è praticamente l'abbattimento di tutto il CO2 prodotto dall'azienda mediante un gruppo di professionisti che hanno fatto uno studio specifico in materia. Abbiamo preso a Firenze degli ulivi con un progetto che prevede l'abbattimento a costo zero praticamente di tutta la riabilitazione del campo degli ulivi, per l'appunto, e dove andremo poi successivamente ad avere un prodotto che al momento ancora non si è verificato, ma penso che con settembre-ottobre di quest'anno dovremmo avere il primo raccolto, che sarà poi, tra virgolette, omaggiato o regalato ai vari dipendenti, piuttosto che a chi ha collaborato a fare il progetto. Ambrosiano Group quindi lavora in più parti d'Italia, soprattutto nel nord-ovest, e sappiamo come sia importante anche l'aspetto delle infrastrutture del nord-ovest italiano. Ci sono progetti in corso, si parla del Terzo Valico, si parla della Gronda. Quanto e come queste infrastrutture nei prossimi anni potranno andare a migliorare la filiera della logistica anche dal punto di vista di sviluppo e di crescita? Ma sicuramente sono fondamentali queste opere pubbliche, che dovranno essere fatte in maniera più rapida possibile, compatibilmente con quelle che sono le esigenze del territorio e anche le capacità finanziarie che lo Stato e le regioni potranno mettere a disposizione. Indubbiamente più viabilità abbiamo e più addirittura anche ferrovia funzionante abbiamo, ovviamente la logistica può abbattere in termini di costo, in termini di tempo, tutto quello che sono le varie operazioni di consegna, di carico, scarico e anche le tempistiche, anche per migliorare da un punto di vista green tutto quello che può essere l'impatto ecologico e l'impatto di sostenibilità del settore. Indubbiamente è una cosa che avrà i suoi tempi e le sue lunghezze, però diciamo che diventano fondamentali. Ma devo dire che il nord-ovest, ma così come anche il nord-est, stanno provvedendo abbastanza rapidamente a darci questa possibilità di crescere con uno sviluppo sostenibile e migliorabile per tutti. Grazie a Dario Segato, amministratore unico di Ambrosiano Group. Grazie a voi, buona giornata a tutti.